Il lavoro che viene qui presentato fu originariamente pubblicato sulla rivista Luce e Ombra nel 1906. Comprendeva complessivamente 38 pagine. Una seconda edizione aumentata fu pubblicata in Luce e Ombra nel 1919-1920 e questa comprendeva 49 pagine. Una terza edizione fu pubblicata, questa volta in un volume dalla tipografia Dante, città della Pieve e Perugia, nel 1930. Il numero delle pagine salì a 122. Tale è la storia di questa monografia. Ma negli anni della Seconda Guerra Mondiale, il Bozzano, in mancanza di riviste estere ed italiane da leggere e su cui pubblicare, pensò di rivedere le sue classificazioni analitiche con lo scopo di esaminare tutti i nuovi casi che dal 1930 in poi si erano venuti accumulando nelle sue rubriche. Nacque così la monografia che qui viene ora pubblicata. Essa, come la prima, recava il titolo, quando il maestro me la consegnò, di «Delle apparizioni di defunti a letto di morte». Ma trattandosi di un titolo che, per quanto tecnicamente esatto, si dimostrava più adatto ad una monografia che per un libro vero e proprio, pensai di mutarlo nell'altro, «Le visioni dei morenti», che qui figura. L'importanza del tema non ha bisogno di essere sottolineata. L'autore, infatti, dopo aver accuratamente compenetrato il complesso di questa classe di fenomeni, perviene a dimostrare come, partendo appunto dalle acquisizioni fondamentali quali ci sono state poste in evidenza dalla telepatia sperimentale, non sia adeguata per i casi del genere l'ipotesi della telepatia fra viventi. Ne deriva che se alcuni metapsichisti vogliono continuare a servirsi dell'ipotesi della telepatia fra viventi per spiegare i casi di visitazione del defunti a letto di morte, allora costoro, per sostenere il punto di vista strettamente animico, dovrebbero forzatamente fuoriuscire per darsi ragione dei fatti dai dati sperimentali. E se l'ipotesi di discussione è insufficiente e inadeguata, allora non rimane che l'ipotesi spiritica, la quale invece non ha contrasti di sorta da superare, o se ne ha, li ha solo nel senso del misoneismo personale degli indagatori, ma non mai nel senso dell'inquadramento della teoria nel complesso fenomenico. Tutto è teoricamente e praticamente chiaro se sono entità spirituali quelle che agiscono, mentre è anche luminosamente evidente al nostro criterio lo svolgersi degli eventi, visto che in nulla contrasta il nostro senso logico la circostanza che dei defunti, sempre viventi, si rechino al capezzale dei loro cari per accoglierli e guidarli in ambienti spirituali. Il valore teorico della presente classe non era sfuggito del resto a due autentici scienziati ufficiali di fama mondiale, né a Sir William Barrett, che vi dedicò un libro, né al professor Charles Richet, il quale riconobbe che le apparizioni dei defunti a letto di morte sono francamente le più sconcertanti, le più suggestive e le più probanti in senso spiritualista. In qualsiasi epoca della storia dei popoli venne rilevato il fatto che durante la crisi suprema della morte l'intelligenza umana dava non di rado segni di psichica e antiveggenza straordinaria o andava soggetta a percezioni d'ordine supernormale. Queste ultime, ben sovente condivise da altre persone presenti o lontane, i rappresentanti della scienza ufficiale, nonché i cultori delle nuove discipline metapsichiche, investigarono già con metodo sperimentale tali manifestazioni interessantissime del periodo preagonico, e se pervennero con facilità a farne rientrare una parte nell'orbita delle leggi acquisite della psicofisiologia e della patologia mentale, non è detto che vi siano riusciti per tutte. Esse infatti appariscono di gran lunga più complesse di quanto era dato sospettare, e la vastissima loro sfera di azione si estende dai semplici fenomeni di ipermnesia e di paramnesia a quelli di azione e percezione telepatica, dai fenomeni di lucidità e di telestesia a quelli di retrocognizione e precognizione, a tutto ciò sovrapponendosi episodi sensazionali di visioni estatiche, di visioni paranormali, divisioni simboliche, nonché episodi altamente suggestivi di percezione di fantasmi di defunti. Questi ultimi risultano di gran lunga più comuni
e ciò a tal segno che l'esperienza popolare ne trasse una delle tante sue generalizzazioni proverbiali, in conformità delle quali ogni donna del popolo vi dirà che quando un infermo parla con i propri morti, non vi ha per lui più speranza di guarigione. E 99 volte su 100 il portato dell'esperienza popolare non erra. Non essendo possibile svolgere entro i limiti di una monografia un tema vasto quanto quello enunciato, mi propongo nel presente lavoro di soffermarmi esclusivamente sui fenomeni delle apparizioni di defunti a letto di morte. Sono questi i fenomeni che maggiormente attrassero l'attenzione dei rappresentanti della scienza ufficiale nei rami della psicologia e della patologia mentale, i quali si trovarono d'accordo per classificarli in massa nella categoria delle allucinazioni propriamente dette. Introduzione pienamente legittima in se stessa, in quanto che è noto che le condizioni preagoniche predispongono ad ogni forma di sensazione e percezioni allucinatorie, mentre a tutta prima non si potrebbe asserire che le visioni qui considerate differiscono qualitativamente dalle altre. Induzione, dunque, legittima, a condizione però di non incogliere nell'errore di formulare conclusioni d'ordine generale in base a indagini parziali. E ciò in quanto sta di fatto che si estendono i processi dell'analisi comparata a un numero adeguato di manifestazioni del genere, non si tarda a rilevare come dalle medesime emergano situazioni di fatto impressionanti di ben altra natura, le quali appariscono letteralmente inesplicabili con la comoda ipotesi delle allucinazioni patologiche. Da ciò la necessità di riprenderne lo studio per analizzare più addentro, spogliando la mente da ogni preconcetto di scuola. Questo è il motivo che mi indusse a intraprendere la presente classificazione. Nei commenti e nelle considerazioni che verrò formulando, a misura che si citeranno episodi di più in più complessi e imbarazzanti, mi conformerò rigorosamente ai classici metodi di indagine scientifica che guidarono psicologi e psichiatri nell'analisi comparata dei fatti. Analisi che questa volta estenderò a una vasta sezione della casistica, in esame totalmente dimenticata dai miei predecessori. E così comportandomi, otterrò lo scopo di far emergere che la sezione di in discorso è caratterizzata dall'emergenza di situazioni di fatto altamente suggestive in una direzione teorica insospettata dalla scienza ufficiale. Situazioni di fatto le quali non conducono soltanto a far capo qualche volta l'ipotesi telepatica, ma richiedono ben sovente di orientarsi decisamente verso l'interpretazione spiritualistica di una gran parte delle manifestazioni stesse, le quali appartengono alla classe dei fenomeni supernormali d'ordine spontaneo, indagati dalla metapsichica, ed esorbitano dai limiti angusti che l'odierna scienza universitaria ha imposto impunemente a se stessa. Il che non implica e non impedisce agli indagatori liberi da preconcetti di scuola di concludere per conto loro in senso spiritualista, visto che non è ammissibile che in nome della scienza vengano pronunciati giudizi inappellabili contro l'unica ipotesi capace di spiegare complessivamente ed esaurientemente le apparizioni di defunti a letto di morte. Ciò premesso, inizio senz'altro l'esposizione dei fatti. Categoria 1. Casi in cui le apparizioni dei defunti sono percepite unicamente dal moribondo e si riferiscono a persone della cui morte gli era consapevole. Sono queste le modalità di estrinsecazione più frequenti della casistica contemplata. E già si comprende come risultino anche le meno interessanti dal punto di vista scientifico, dato infatti lo stato vivissimo di passione cui presumibilmente soggiace un moribondo il quale conservi la coscienza di sé, dato lo stato consecutivo di perestesia dei centri corticali di ideazione e le condizioni più o meno morbose del loro funzionamento, dato infine l'orientamento inevitabile del pensiero di un morente, il quale non può non rivolgersi con suprema ambascia verso i propri cari lontani o verso chi lo precedette nella tomba. Si comprende come tutto ciò possa, non infrequentemente, determinare fenomeni di allucinazione subattiva. Ciò posto, in omaggio ai metodi di indagine scientifica, giova rilevare come nel caso delle apparizioni di defunti a letto di morte esiste una circostanza di fatto che mal si presta ad essere dilucidata con l'ipotesi allucinatoria, ed è che se il pensiero vivissimo rivolto ai propri cari risultasse la causale determinante i fenomeni indicati,
In tal caso, il moribondo, anziché sottostare esclusivamente a forme allucinatorie raffiguranti i defunti, e ben sovente defunti dimenticati dal degente, dovrebbe sottostare con maggiore frequenza a forme allucinatorie raffiguranti persone viventi a lui care, ciò che è ben lungi dall'essere. Si rivela, invece, che non vi sono esempi di un morente il quale scorga o conversi con sedicenti fantasmi di viventi nella guisa medesima in cui tali visioni e dialogazioni avvengono con fantasmi di defunti. Per converso, vi sono esempi di moribondi che scorsero fantasmi ritenuti di persone viventi, ma in siffatte circostanze risultò costantemente provato che le persone implicate erano decedute in quel frattempo, sebbene nessuno dei presenti fosse a cognizione del fatto. Convenire che le predette considerazioni rivestono un alto valore induttivo nel senso dell'interpretazione spiritica dei fatti, per quanto la natura dei medesimi ne renda sommariamente ardua la dimostrazione sperimentale, e comunque la considerazione esposta vale a far meglio emergere l'opportunità di un'ulteriore più ponderata analisi della casistica in esame. Ciò posto, inizio l'esposizione di un numero di casi adeguato alla multiforme varietà con cui si estrinsecano le manifestazioni contemplate in questa prima categoria. Caso 1. Nella vita del reverendo Dwight Moody, fervente propagandista evangelico degli Stati Uniti, vita scritta dal di lui figlio, così vengono descritti gli ultimi istanti della sua agonia. Improvvisamente egli mormorò: «La terra recede, il cielo si apre a me dinanzi. Ne ho valicati i confini. Dio mi attende. Non mi richiamate. Tutto ciò è bellissimo. Somiglia a una visione estatica. Se questa è la morte, quanto essa è dolce!» Indi il suo volto si riavviò e con accento di lieto rapimento esclamò: «Dwight! Irene! Io vedo i bimbi!» Alludendo ai due piccoli nipoti che gli erano morti. Voltandosi quindi verso la propria moglie: «Cara, tu sei stata una buona moglie per me!» Dopodiché perdette conoscenza. Caso 2. Il professor pastore del Regio Liceo di Genova, in un interessante articolo pubblicato sul Fanfulla della Domenica, il numero 36 dell'anno 1887, così scrive di sé: «Io ho provato una malattia gravissima. Nel periodo della crisi, mentre avevo interamente perduto la coscienza del dolore fisico, mi si era aumentata straordinariamente la potenza dell'immaginazione. Ed io vedevo chiaramente, in una confusione distintissima, due parole non accoppiabili e che pure, in questo caso, esse sole rendono l'idea. Vedevo me piccolo, giovane, uomo, nei vari momenti della mia vita. Un sogno, ma un sogno più forte, più intenso, vivente. E in questo spazio immenso, azzurro, luminoso, mi si faceva incontro mia madre mortami 4 anni innanzi. È un'impressione inesprimibile». Rileggendo il Fedone, dopo quella ora, ho meglio inteso Socrate. Il caso 3, Mr. Hudson Tuttle, così descrive un altro caso venuto a sua conoscenza. Un episodio assai impressionante occorse alcuni anni or sono dalla città di Hartford. L'uomo che me lo riferì era siffattamente convinto circa il significato supernormale di quanto aveva presenziato da non dimenticarlo più. Egli vive tuttora negli Stati occidentali, è uomo pratico, positivo, l'ultimo a lasciarsi andare a fantasticherie. Nell'occasione di cui si tratta, egli vegliava al capezzale di un morente in professione tipografo. Da circa una mezz'ora l'agonizzante si andava lentamente spegnendo. Il respiro di più in più difficile era sì fatto lentissimo e debolissimo. Venne infine un momento in cui il vigilante lo credette morto, ma improvvisamente le sue pupille si riaprirono, animate da un'espressione di intensa meraviglia e di lieto riconoscimento. Portò di slancio in alto le braccia, come per stringere al petto qualcuno, e col volto illuminato da un'ebbrezza di giubilo esclamò: tu, madre mia!» Detto ciò, ricadde morto sui guanciali. «Nessuno mi potrà mai persuadere», afferma il relatore, «che quest'uomo non abbia realmente scorta a sé dinanzi la propria madre». Il caso 4. Mr. Alfred Smedley,
nel suo libro Some Reminiscence, descrive nei termini seguenti gli ultimi istanti della propria moglie. Brevi momenti prima della sua morte, i suoi occhi si affissarono su di un alcunché che sembrava riempirla di intensa e piacevole sorpresa. Indy esclamò: «Come mai? Ecco qui la sorella Carlotta, ecco qui mia madre, mio padre, il fratello Giovanni e la sorella Maria. Ed ecco che ora mi conducono anche Betsy Hepp. Sono tutti qui. Ma com'è bello, com'è bello!» Quindi, rivolgendosi a me, chiese: «Non li vedi tu?» «No, mia cara, così io potessi», risposi. «Ma dunque tu non li puoi vedere?» replicò essa con sorpresa. «Eppure si trovano tutti qui e sono venuti per condurmi con loro. Una parte della nostra famiglia ha già varcato la grande Fiumana e ben presto tutti ci ritroveremo riuniti nella novella dimora celeste. Aggiungerò qui che Betsy Hepp era stata la fedele ed affezionata governante della famiglia e che mia moglie era sempre stata la di lei favorita». Dopo siffatto episodio estatico, essa rimase un po' di tempo come sfinita, indi affissando intensamente lo sguardo in alto e in alto portando le braccia, esalava l'ultimo respiro. Caso 5. Il dottore di medicina Paul Edwards, così scriveva nell'aprile dell'anno 1900, ai direttori del Light. Circa l'anno 1887, allorché io dimostravo in una cittadina della California, fui chiamato al capezzale di una signora, mia carissima amica, la quale si trovava agli estremi in seguito a consunzione. Tutti erano consapevoli che quella pura e nobile anima, che quella moglie e madre esemplare, era votata alla morte, e sull'ultimo essa pure si convinse della sua fine imminente. Volle pertanto prepararsi al triste passo. Chiamati i figli al proprio capezzale, li baciò l'uno dopo l'altro, facendoli allontanare non appena proferito l'estremo reciproco addio. Per ultimo, il di lei marito si avvicinò onde impartire e ricevere a sua volta l'ultimo vale da una amorosissima moglie in pieno possesso delle sue facoltà mentali. Ed essa cominciò dicendo: «Newton», che tale era il nome del marito, «non piangere, perché io non soffro ed ho l'animo preparato e sereno. Ti ho amato in terra, ti amerò ancora e sempre dopo la mia dipartita. Mi propongo di venire a te, ove ci sia possibile, non potendolo veglierò su di te, sui figli miei dal cielo, in attesa della vostra venuta. Per ora il mio più forte desiderio è quello di andarmene. In questo momento io scorgo molte ombre che si muovono, tutte bianco vestite. Odo una melodia celestiale. Oh, c'è qui Sadie, mi sta decantando ed è pienamente consapevole d'essere mio». Sadie era di lei figlia ed era le morta di 10 anni prima in tenerissima età. «Sissi, mia Sissi», ammonì il marito, «non ti avvedi che vaneggi?» «Ah, mio caro», replicò l'inferma, «perché mi hai richiamata? Ora mi riuscirà più difficile di andarmene». Mi sentivo così felice nell'aldilà, era delizia, era incanto. Dopo circa 3 minuti, la morente giunse: «Io me ne vado nuovamente, questa volta non tornerò più se anche tu mi richiamassi». La scena suddescritta ebbe la durata di circa 8 minuti. Appariva chiaramente come la morente si trovasse in piena visualizzazione dei due mondi a un tempo, poiché essa descriveva l'aspetto delle forme spirituali che ella scorgeva nell'aldilà e in pari tempo indirizzava le parole alle persone presenti. Di tutte le scene di morte cui ebbi ad assistere, è stata questa la più solenne ed impressionante. Caso 6. Il dottore in medicina Wilson di New York, al quale occorse di trovarsi presente agli ultimi istanti del tenore James Moore, così si esprime a riguardo: «Erano le 4 del mattino e l'aurora, che egli attendeva ansiosamente, cominciava a infiltrarsi attraverso le imposte. Reclinandomi su di lui, vidi che in volto appariva tranquillo e l'occhio aveva limpido. Il povero infermo, guardandomi in faccia e prendendo la mia mano fra le sue, così disse: «Voi, caro dottore, siete stato un buon amico per me. Voi non mi avete abbandonato».
Sì, fu dopo quelle parole che avvenne un alcunché ch'io non dimenticherò mai e che la penna è impotente a descrivere. Non posso esprimere altrimenti il mio pensiero se non che dicendo che egli, per quanto in possesso dei propri sensi, quanto ogni persona sana, ebbe la visione dell'aldilà. E sebbene io non provenga a spiegare soddisfacentemente la cosa a me stesso, con tutto ciò sono convinto che egli sia penetrato nel sogno spirituale. Ora ecco il perché. Dopo le predette parole, egli con tonalità di voce assai più forte dell'usato, era uscito improvvisamente in queste altre parole. «Qui! Qui c'è mia madre! Oh, come mai, mamma? Sei dunque venuta a prendermi?» «No, non sono io che sto per venire a te. Attendi, mamma!» Così dicendo, il suo volto era assunto un'espressione di ineffabile giubilo. Rimase profondamente impressionato dal modo con cui egli aveva pronunciato quelle parole. La mia convinzione circa il fatto che egli abbia veduto e conversato con la propria madre è assoluta. Di ciò io sono sicuro, quanto sono sicuro di trovarmi in questo momento qui seduto allo scrittoio. Nell'intento di serbar memoria di quanto per me era stato un dialogo tra madre e figlio, come pure allo scopo di possedere un ricordo del fatto più straordinario a me occorso in vita, io presi nota immediatamente, parola per parola, di quanto egli aveva detto. Fu quella la più bella morte che ebbi ad assistere. Si prenda nota che nel caso esposto, come in quello del precedente, i relatori, nonché testimoni di quanto riferiscono, sono dottori in medicina, i quali si dichiarano entrambi assolutamente convinti circa la presenza reale sul posto dei defunti visualizzati dai morenti. Ed essi non pensano affatto a discutere intorno all'ipotesi allucinatoria. Quest'ultima costituisce un presupposto che può sorgere in mente soltanto a chi legge relazioni del genere senza avere mai assistito a manifestazioni consimili. Coloro invece che vi hanno assistito acquistano con ciò la certezza intuitiva sulla realtà obiettiva di quanto si svolse in loro presenza. Certezza che, se non può dirsi scientifica, rivesta non di meno altrettanto valore dimostrativo per la mente del pensatore. E ciò in quanto i veri componenti dei fenomeni in esame sono coloro che hanno assistito allo svolgersi dei fatti, e non sono coloro che li hanno semplicemente letti. Si vedrà che nella presente classificazione risultano relativamente numerosi i casi del genere riferiti e presenziati dai dottori in medicina, mentre a nessuno tra essi venne in mente di tirare in ballo l'ipotesi allucinatoria. Due tra essi, per prudenza professionale, si astengono soltanto dal commentare ciò che riferiscono. Il caso 7. Il signor Rud Gitterman, membro della Società Inglese di Ricerca Psichica, così scrive al professore Hipsop: «Mio padre moriva in Germania il giorno 18 marzo 1892 e mia madre veniva a convivere con noi a Odessa, ma cadeva a sua volta malata e moriva il giorno 6 di maggio nell'anno seguente 1893. Mia madre, alla guisa del padre mio, erasi sempre conservata scettica e riducibile in merito alla credenza sull'esistenza e la sopravvivenza dello spirito umano, ora avvenne che, pochi minuti prima di morire, recuperando un istante di coscienza di sé, giaceva inconscia da un paio d'ore, si rialzò da se stessa nel letto, protese in alto le braccia e col volto atteggiato a grande sorpresa esclamò: "Papà! Papà!" Proprio come se si fosse presentata in attesa e benvenuta l'apparizione di lui. Quindi cadde riversa nelle braccia di mia moglie, esalando l'ultimo respiro. Mia madre aveva l'abitudine di chiamare suo marito con l'appellativo di papà, alla guisa di noi bambini. Certifico che quanto affermo è solenne verità. Il professor Hipsop osserva: questo caso è interessante in quanto è associato a una condizione di spirito che non dovrebbe logicamente provocare un'esperienza di tal natura. Infatti, se le convinzioni religiose della mente possono allargarsi come causale delle visioni a letto di morte, per converso nel caso esposto, una condizione irreligiosa dello spirito non avrebbe dovuto razionalmente provocare una visione simile. Comunque, una tale circostanza non vale di per sé sola come prova, tenuto conto che nel caso in questione non si rivengono incidenti suggestivi, fatta eccezione dell'uso corretto dell'appellativo papà. Caso 8. Il signor Bennett comunica al professor Hillsop quest'altro episodio. Il signor Tench,
moriva nell'anno 1902 in conseguenza di un carcinoma e dopo anni di grandi sofferenze stoicamente sopportate. Durante le ultime settimane io lo vegliavo assiduamente. Malgrado le atroci sofferenze che lo dilaniavano, egli non volle mai prendere narcotici o stimolanti. Osservando a chi ne lo esortava, io vissi sempre davvero Old Tench e voglio morire tutto d'un pezzo. Nella notte in cui avvenne la fine, egli svegliò suo figlio invitandolo a radunare la famiglia poiché la sua ora era venuta. Egli parlò con tutti nella guisa più razionale e cosciente e immaginabile. E quando ultimo sopraggiunse suo fratello, egli disse ancora: addio, Will. A momenti me ne vado. Dopodiché chiuse gli occhi. I familiari credettero fosse giunta la fine, ma dopo breve intervallo egli riaperse gli occhi, alzò la testa, guardò con espressioni di vivo interesse in alto verso i piedi del letto e disse con voce chiarissima: come mai? Sono persone come noi. E subito si spense. Tench non era un uomo religioso, per quanto fosse assistito fino all'ultimo da un ministro metodista, ma in cambio era un uomo altamente morale e rigidamente onesto in ogni manifestazione della vita, nonché fornito di grande risolutezza e di coraggio, come ne diede prova nel rifiutare che venissero attenuate le proprie sofferenze a spese della propria sensibilità. Non era un uomo di cultura né un grande lettore, ma io non dubito che egli avesse lungamente riflettuto sul destino che lo attendeva e molto verosimilmente si sarà sentito come saturato dalle solite immagini degli angeli alati e delle arpe angeliche. Lande niente di più probabile che all'ultimo istante egli esprimesse la sua sorpresa nel vedere che i defunti venuti a raccoglierlo avessero apparenza di persone come noi. Caso 9. L'episodio seguente riguarda il professor Hillop, al cui fu raccontato dal dottore Pratt. Mia sorella Hetty fu colta da un attacco di difterite maligna allorché si trovava a scuola nel Carroll Seminary. Venne immediatamente trasportata a casa per essere affidata alle cure di nostro padre, che purtroppo non pervennero a salvarla. Dopo alcuni giorni di sofferenze estreme, la sua bell'anima prese il volo verso la plaga che appare a noi tanto tenebrosa e impenetrabile della incommensurabile sua immensità. L'episodio occorso al suo letto di morte fu così meraviglioso, così realistico e impressionante, che sebbene avessi allora 10 anni, portò impressa nella memoria la scena panoramica dell'evento come se si trattasse di ieri. Il letto di lei era nel mezzo della camera e mia madre, mio padre, l'altra sorella e pochi amici stavamo attorno osservando ansiosamente le care sembianze delle morenti, a misura che la luce della vita si spegneva e il pallore della morte le invadeva. La povera Hattie se ne andava lentamente in condizioni di perfetta calma e apparentemente senza soffrire. E sebbene la sua gola fosse ingombra dalle membrane difteriche, in guisa da rendersi assai fioca la voce, il suo spirito appariva oltre l'usato chiaro e razionale. Essa sapeva di morire e stava confidando alla mamma le sue ultime disposizioni in merito alle piccole proprietà personali da distribuire in ricordo alle amiche, quando improvvisamente alzò gli occhi al soffitto, verso l'angolo più remoto della camera, guardò con intensità di attenzione, apparentemente ascoltando qualcuno a parlare. Quindi fece un lieve cenno di assenso col capo e disse: «Sì, nonna, vengo, vengo. Attendi ancora un istante per piacere». Mio padre domandò: «Hetty, vedi dunque la nonna?» Essa parve sorprendersi della domanda e replicò prontamente: «Ma sì, papà, e tu non la vedi? È là che mi attende». E così dicendo, puntava col dito in direzione dell'angolo dove ella aveva guardato. Quindi, rivolgendosi nuovamente alla mamma, finì di dettarle le sue ultime disposizioni in merito ai piccoli tesori da distribuire alle amiche. Dopodiché si voltò nuovamente in ascolto verso la nonna, che apparentemente la invitava a venire senza più indugiare, quindi diede a ciascuno di noi l'estremo addio. La sua voce era debolissima, ma lo sguardo che essa rivolgeva successivamente su ciascuno di noi appariva pieno di intelligenza e di vita. Infine si rivolse ancora una volta verso l'angolo della visione e con un filo di voce appena intelligibile mormorò: «Ora sento che sono pronta, nonna».
e guardando sempre in quella direzione, senza lotta e senza sofferenza, si spense. La di lei nonna era morta pochi anni prima e una grande reciproca affezione la vincolava in vita l'una all'altra. L'episodio del riconoscimento da parte di Hattie fu così realistico in ogni particolare da non sembrare possibile spiegarlo se non che ammettendo la presenza effettiva sul posto della nonna in forma identica a se stessa. Insomma, l'episodio fu genuinamente, indiscutibilmente reale. Caso 10. Il reverendo Harburg, nella sua opera, riferisce il seguente episodio. In una famiglia, di mia conoscenza, una cara ed amorosa bimba ebbe la sventura di perdere la mamma in età troppo tenera, perché le sembianze di lei rimanessero impresse nella sua memoria. Quella mite e buona religiosa bimbetta era l'idolo della desolata famigliola, ma era un gracile fiore che ben presto diede segni di appassire prematuramente. Talvolta, mentre giaceva in grembo di colei che aveva assunto le veci di mamma, ella cingevale il collo con le esili braccia, dicendole «Ora parlami della mamma». E quando il racconto tante volte ripetuto era le nuovamente reiterato, essa chiedeva dolcemente «Portami nel salottino che desidero vedere la mamma». La domanda era sempre esaudita. La bimbetta inferma giaceva per ore in contemplazione dell'effigie materna. Giunse alla fine l'ora suprema e i familiari e gli amici si adurarono intorno al lettuccio della bimba morente. La rugiada della morte si posava su quel fiore e a misura che la vita si spegneva, il misero corpicino era scosso da convulsioni spasmodiche. «Mi conosci, angelo mio?» le sussurrò piangendo all'orecchio la voce del babbo. Ma la risposta non venne. D'un tratto, quel visino esangue parve animarsi per l'influsso del paradiso. Gli occhi di lei si spalancarono radiosi, le braccine esangui e rattrappite si protesero in alto in un supremo sforzo impulsivo. Lo sguardo si affissò nell'indefinito come se compenetrasse nell'aldilà. E le labbra si aggirarono pronunciando una sola parola. «Mamma». Con accento di sorpresa, di gioia, di trasporto estatico, e con quel grido supremo la bimba passava in grembo alla madre che l'attendeva. Il ministro, che l'ebbe ad assistere alla beatitudine di quella dipartita, esclamò «Se non avessi creduto all'assistenza dei nostri defunti al letto di morte, ora non potrei più dubitarne». Caso 11. Quest'altro episodio venne in luce in seguito alla pubblicazione di una mia monografia sui casi qui contemplati. La signora Lenormand de Varnay scrive in questi termini al direttore del Revue de l'Humaine Invisible, Monsignor Le Montigny. L'articolo di Ernesto Bozzano sull'apparizione dei defunti a letto di morte mi ha tanto più interessato in quanto io pure fui testimone di un episodio simile. Noi avevamo perduto uno dei nostri figli di tifo infettivo. Mi ero recata a Parigi per curarlo e 3 giorni dopo ne riportavo la salma. Avevo lasciato mio marito sofferente per una malattia di stomaco vecchia di parecchi anni. Dopo la morte del nostro Paolo, ogni crisi del male lo lasciava sempre più debole ed egli declinava rapidamente, sopportando con coraggio e rassegnazione mirabili gli atroci dolori. Poco di poi non potei più scendere di letto e non mi fu più possibile di farmi illusioni sul di lui stato. Egli ricevette i sacramenti con perfetta conoscenza e chiese gli fossero portati alcuni fiori di crisantemi da lui piantati sulla tomba del figlio. Nel cuore della notte successiva, mia figlia venne a darmi il cambio al capezzale del padre, ma verso le 5 essa mi richiamò. L'infermo peggiorava rapidamente e parve felice di rivedermi. Mi assisi accanto al letto e presi la sua mano fra le mie. «Ora tu resterai, non è vero?» egli chiese. «E non te ne andrai fino a che...» egli esitò a pronunciare la parola fatale. «Non ti lascio più», risposi. «Grazie», egli mormorò. Dopodiché rimanemmo tutti in silenzio. Presumibilmente egli aveva perduto l'uso della vista e più non si sentiva il contatto delle mie mani perché... per assicurarsi della mia presenza, gli mormorava ogni tanto, accarezza, accarezza.
Io frizionavo dolcemente quella povera mano gelida e il suo volto riprendeva un'espressione più tranquilla. Ad un tratto noi lo vedemmo stendere la mano libera e fare il gesto di chi ne stringe un'altra fra le sue, mormorando «Sì, sì, mio Paolo». «Vedi dunque Paolo?» chiesi. «Ma sì che lo vedo», rispose, quasi stupito della mia domanda. Ebbimo tutti il medesimo pensiero. Paolo viene ad assiserlo e ad aiutarlo a morire. Noi pensavamo certamente tutti a un altro letto di morte, presso il quale io mi trovavo da solo 18 mesi prima, ma non credo che ad alcuno di noi fosse balenato in mente l'idea di un intervento tangibile del nostro caro defunto. Non poteva dunque trattarsi di trasmissione involontaria del pensiero. Il mio povero marito ritrovò parecchie volte l'atto di stringere la mano ad un essere invisibile. Quindi, senza spasmi, la sua anima esulò dal corpo con un lieve sospiro e la serenità suprema discese sul di lui volto. Caso 12. Il dottore in medicina Semny, nella sua opera, ci riferisce il seguente fatto, osservato personalmente nella sua lunga carriera professionale. Giovanni Vitalis era un uomo robusto, tarchiato, sanguigno, ammogliato senza figli e dotato di una salute perfetta. Aveva circa 39 anni quando fu colto da febbre violenta e da dolori articolari. Io ero il suo medico e quando lo visitai mi avvidi che presentava sintomi di reumatismo articolare acuto. Il mattino del 16° giorno di malattia fui sorpreso di trovare Giovanni Vitalis alzato, vestito, seduto sul letto e sorridente, con le mani e i piedi interamente liberi dal male e senza febbre. La sera precedente lo avevo lasciato assai male, con le articolazioni delle spalle, del gomito, delle mani, dei ginocchi e dei piedi tumefatti e doloranti, e con una febbre altissima, di modo che non avrei mai più immaginato di trovarlo fresco e guarito. Con espressione calmissima, egli mi raccontò che attribuiva la sua guarigione improvvisa a una visione avuta nella notte. Pretendeva che egli fosse parso suo padre, morto da parecchi anni, ed ecco ciò che mi ha raccontato. Mio padre è venuto a visitarmi la notte. Entrò dalla finestra, ristrette un momento a guardarmi da lontano, poi si avvicinò. Mi toccò un po' dovunque per togliermi i dolori e la febbre, quindi mi annunciò che io morirò questa sera alle ore 9 precise. Prima di andarsene, egli mi esortò a prepararmi alla dipartita da buon cattolico. Conformemente io mandai a chiamare il mio confessore, che ben presto sarà qui. Mi confesserò, mi comunicherò e mi farò amministrare la estrema unzione. Io vi ringrazio per le cure che mi avete prodigato e la mia morte non sarà certo dovuta a deficienza da parte vostra. È mio padre che mi chiama e verrà a prendermi questa sera alle ore 9. Tutto ciò egli riferì con atteggiamento il più sereno immaginabile e dal suo volto sorridente irradiava un'espressione di vera beatitudine. «Voi sognaste, foste vittima di un'allucinazione», io gli dissi. «E mi stupisco che prendiate la cosa sul serio». «No, no», egli rispose, «tutt'altro che un sogno. Ero perfettamente sveglio. Mio padre è venuto realmente, l'ho visto, gli ho parlato, e m'apparve come quando era vivo». Ma quella predizione di morte, ad ora fissa, voi non la prenderete sul serio di sicuro, tanto più che siete guarito perfettamente. Mio padre non può avermi ingannato e quindi sono certo di morire questa stessa sera all'ora indicata. Il suo polso era pieno, calmo, regolare e la sua temperatura normale. Nulla indicava che io mi trovassi in presenza di un malato grave. Comunque, pervenni la famiglia che negli attacchi di reumatismi cerebrali si verificano qualche volta dei casi di morte improvvisa e consigliai un consulto con il dottor R. Quando il dottor R arrivò e apprese di che si trattava, disse, in presenza del malato, ogni sorta di facezia a proposito dell'allucinazione occorsa e della predizione di morte, ma dinanzi ai familiari, riuniti, egli annunciò che il male aveva attaccato il cervello e che in casi simili il pronostico è grave. Egli aggiunse, la calma del malato è bizzarra ed insolita. La sua credenza all'obiettività della visione avuta e alla sua prossima morte è sorprendente. Ordinariamente si ha paura della morte, ed egli invece non se ne preoccupa affatto, ed anzi sembra felice di morire. Con tutto ciò io garantisco che egli non ha punto l'aria di un uomo che deve morire questa sera.
e a quanto al fissare anticipatamente l'ora precisa della morte, non è che una farsa. Io tornai verso mezzogiorno a vedere il malato, a cui mi interessavo grandemente. Lo trovai alzato che passeggia in lungo e largo nella sua camera con passo fermo, senza dar segno di debolezza o di dolore. E aspettavo, egli disse. Ora che mi sono confessato e comunicato, posso mangiare qualche cosa? Ho una fame atroce, ma non volevo prendere nulla senza il vostro consenso. Siccome non aveva febbre e appariva in perfetta salute, permisi che gli mangiasse una bistecca e anche un contorno di patate. Ritornai verso le 8 di sera. Volevo trovarmi vicino al malato per l'ora fatale delle 9. Egli era sempre gaio e prendeva parte alla conversazione con grande spontaneità e perfetto raziocinio. Tutti i rappresentanti della famiglia si trovavano con lui nella camera. Si conversava animamente e si rideva. Vi si trovava pure il suo confessore, dal quale seppi che aveva somministrato anche l'estremunzione al malato. Egli osservò in proposito. Il malato insisteva a tal segno che io non credetti doverlo contrariare. Del resto è un sacramento che si può amministrare parecchie volte. Vi era nella camera un orologio a pendolo e Giovanni Vitalis, che io non perdevo mai di vista, vi gettava d'ogni tanto degli sguardi ansiosi. Quando il pendolo segnò 9 ore meno un minuto, e mentre si continuava a conversare animatamente e a ridere, egli si alzò dal sofà e disse tranquillamente: «L'ora è venuta». Baciò la moglie, i fratelli e le sorelle, quindi saltò agilmente sul letto. Ne accomodò i guanciali e, alla guisa di un attore quando saluta il pubblico, curvò parecchie volte il capo dicendo: «Addio, addio». Infine si allungò nel letto senza affrettarsi e non si mosse più. Io mi avvicinai lentamente, persuaso che egli simulasse la morte. Ma con mio grande stupore mi avvidi che egli era morto davvero, senza scosse, senza rantolo, senza un sospiro. Era morto di una morte che io non vidi mai d'uguale. Si sperò per qualche tempo che si trattasse di una sincope prolungata o di una catalessi. Conformemente si differì a lungo il seppellimento, ma ci si dovette al fine arrendere all'evidenza, di fronte alla rigidità cadaverica e ai segni palesi dello sfacelo. Questo caso interessante, strano ed eccezionale, riferito dal dottor De Sermin, il quale si astiene dal commentarlo, per quanto dalla tesi prolungata del libro che lo contiene si riveli per nulla un'ipotesi allucinatoria, corrispondono alle facoltà del senso supernormale indagate dalla metapsichica, con l'implicita possibilità che le medesime valgano talvolta a stabilire rapporti col mondo degli invisibili. Ma già si comprende che l'urgente dovere di un dottore curante nelle circostanze esposte era quello di estirpare a qualunque costo dalla mente dell'infermo l'idea pericolosa che egli sarebbe morto in quel medesimo giorno, a un'ora prestabilita, persuadendolo che egli era stato vittima di un brutto sogno allucinante. Si è visto che il malato negò decisamente che potesse trattarsi di un sogno, affermando che egli era ben certo di trovarsi sveglio, e siccome la conversazione avuta col fantasma del padre ebbe una certa durata, deve ammettersi che il malato avesse il tempo di discernere se era o non era sveglio. Inoltre, nello svolgersi dell'evento si rivela una circostanza altamente suggestiva, nel senso che l'intervento reale sul posto di un'entità disincarnata è il precepiente, il quale era l'infermo da 17 giorni e che in quel momento aveva tutte le articolazioni del corpo tumefatte con febbre altissima, si trovò guarito da un istante all'altro e senza febbre. Ciò in seguito all'imposizione delle mani dell'entità del defunto da lui visualizzata. Ora non è certo naturale che un complesso di tumefazioni artritiche in tutte le articolazioni del corpo abbia da dissiparsi da un istante all'altro, insieme alla febbre che le accompagnava. Tutto ciò al contrario rasenta il prodigio. Quanto all'altra circostanza in apparenza sensazionale, del percepiente che viene a morire all'ora precisa in cui era stato preconizzato che dovesse morire, non riveste valore scientifico tenuto conto che il fatto del preciso realizzarsi e del pronunciarsi di morte può ragionevolmente ascriversi all'azione autosuggestiva. Per quanto ciò non significhi che tale soluzione sia sempre la vera, e probabilmente non era la vera nel caso in esame.